primavera estate alle porte, per cui cerchiamo di considerare la donna come un essere unico e speciale. Lo dicono in tantissime canzoni, viene menzionata questa frase, e il make-up di questa stagione vuole veramente sottolineare questo modo di affrontare la vita di tutti i giorni da parte di tutte le donne. Perciò l'autenticità, l'unicità della donna viene salvaguardata anche per questa stagione. Perciò non vogliamo più omologare quello che è il look di una donna, ma adattare a ogni donna in una versione unica quello che è il look per la primavera estate. Vedremo donne con un'ispirazione anni 70, un'ispirazione anni 70 giocosa, una reinterpretazione però di questi anni, non una ripetizione vera e propria, dove il colore prenderà proprio campo in questo stile di make-up. I colori pastello tornano prepotentemente per la primavera e anche per l'estate prossima 2015. Sono stati assenti un po' di anni, un po' di stagioni, ma quest'anno li ritroveremo nella loro delicatezza, nel loro effetto di purezza, proprio negli occhi e anche sulle labbra delle nostre donne, delle nostre signore. Ci sarà anche una versione molto giocosa appunto degli anni 70, dove il colore prende posto e posizione in punti anche inaspettati dei nostri occhi. Creeremo un effetto quasi da discoteca, da party anni 70, con delle colorazioni che vanno soltanto nell'interno dell'occhio, perciò nella zona dell'angolo interno o soltanto nell'angolo esterno, con sfumature che degradano verso anche la zona dello zigomo. Trovo molto interessante questa nuova interpretazione perché dà l'opportunità di sperimentare, di giocare, forse di prendersi un pochino meno sul serio, ma di affermare la propria unicità e, come ho detto in principio, autenticità.